Bentornati sul canale, oggi commentiamo la liturgia del giorno di giovedì 14 luglio 2022. Ritroviamo un altro passo di Isaia, ma qui siamo molto più in là, il capitolo 26, siamo nella grande Apocalisse di Isaia 24-27, ci riporta probabilmente un oracolo del quinto, ma più probabilmente quarto secolo avanti Cristo. E questo oracolo, come sentite, ha elementi estremamente importanti. Dice: sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te, al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio, di notte anela te l'anima mia, eccetera, eccetera. E ci sono tutta una serie di atteggiamenti, al mattino ti cerca il mio spirito come punto di riferimento. Però poi l'oracolo continua e dice: come una donna incinta che sta per partorire e si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire. Era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti del mondo. C'è però la promessa: ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i tuoi cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate, voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa. La terra darà luce. Darà luce le ombre, alla luce le ombre. Che cosa sta a indicare qua? Nel ritorno a Dio c'è anche una profonda consapevolezza, e questa profonda consapevolezza è quello che tutto quello che noi abbiamo fatto e tutto quello che abbiamo costruito, l'immagine della donna partoriente, piena di dolori ma che produce vento, non di più, sta a indicare proprio il vero passaggio. Cioè il deporre le proprie armi, il non pensare più di autosalvarsi, ma in qualche modo l'affidarsi al Signore. E poi nel Vangelo concludiamo l'ultimo passaggio, questa volta non è più giudiziale, è proprio un invito, ma ci fermiamo, lo ascoltiamo un attimo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Dicevo, questo diventa anche un invito. L'espressione venite a me non c'è in greco, pros, deute pros me. Qua presso di me, e cioè condividiamo, accettate di condividere, perché vedete, il problema non è tanto rispettare la legge di Dio, eccetera, stare con Lui, trovare il tempo di stare con Lui, come si sta con un amico. È chiaro che noi scegliamo il tempo, e scegliamo il tempo con chi spendere questo tempo, no? Qua presso di me. Indica anche un po' il percorso: voi che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. E poi dice: prendete il mio giogo, lo zugos, il giogo però in questo caso è il giogo quello fatto bene, quello che era ben levigato, che era senza spunzoni. Quindi sì, effettivamente dovete instradarvi, ma su una strada che non vi farà particolarmente male. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore, che sono dunque arrendevole, disponibile. Troverete ristoro per la vostra vita. Finalmente l'hanno tradotto vita. Questo psichen, prima per le vostre anime, la traduzione antica, ma insomma, per la vostra vita. È la vostra vita. Capite che prima di tutto, prima di andare ad annunciare il Signore risorto e salvato, deve avere pacificato la nostra vita. Perché se non portiamo i risultati, è come se uno parlasse di una dieta magnifica ed è sovrappeso di 50 kg. Bah, dice, fa miracoli, ma non si direbbe. Cioè, prima di tutto bisogna che questi miracoli si vedano in te, nella pacificazione della tua vita. E allora si potrà dire: il mio giogo è dolce, il mio peso leggero, ma perché l'hai provato. Ma se non hai provato questo è perché probabilmente quell'invito iniziale qua presso di me non l'hai preso sul serio. Cerca un po' di tempo da dedicare al Signore per stare solo con Lui
e vedrai che lui, stando con te finalmente, potrà riordinare tante cose della tua vita. Scoprirai un sapore diverso anche della quotidianità. Ho finito, ci vediamo domani.